E se ne prendessimo uno di loro, non se ne accorgerebbero mai tanto. Tu vorresti intrufolarti a casa di nascosto di Ninni e Matti? Dobbiamo scegliere il gatto da prendere. Ce l'abbiamo tutti e tre a disposizione. Dobbiamo solo scegliere il gatto più facile da prendere, insomma. Ma cosa stanno facendo? Perché stanno toccando piadine e soprattutto perché sono qua? Allora, Chiara, dopo aver letto tutto il racconto, ora dovrai rispondere alle domande. Sì. La prima domanda è: qual è il tuo animale preferito? Fammi pensare. Il mio animale preferito, anche se non l'ho mai avuto, è il gatto. Il gatto? Sì. Ok, rispondiamo alla domanda successiva. Hai mai avuto? No. Meno male, perché amore, i gatti proprio non mi piacciono. Finito. Ok, Chiara, ora puoi tranquillamente andare a giocare. Hai terminato tutti i compiti. Ah, come solito in questa casa non c'è mai nulla di ordinato. Chissà come mai mamma Giulia deve pensare a fare tutto. Mamma, mamma! Oh, amore! Posso chiederti una cosa? Sì, bravissima! Aiutami a sistemare! Voglio un gatto! Sì, Chiara, se vuoi un gatto peluche, devi riordinare. Un gatto vero, non un gatto sì, peluche! Sì, va bene, Chiara! Dai, mamma, non ti prendere in giro! Sì, amore! Ah, ora come la convinco a prendermi un gatto? Sì, tutto bene, Lucia, grazie. Sì, sì. Guarda, ti ho chiamato perché volevo dirti una cosa super fantastica. Sì, l'altro giorno, cioè, no, aspetta, mi dovrà arrivare oggi un super regalo che mi sono fatta. Sì, un paio di scarpe super alla moda. Sì, guarda, le ho pagate tantissimo, cioè la pagate papà Antonio, sì. In pratica ho preso la sua carta di credito e le ho comprate. Ma no, lui non lo sa, no, figurati. Se lo sapesse le rimanderebbe indietro. E sto aspettando il corriere che arrivi, sì. Brava mamma Giulia, non si fanno queste cose a papà Antonio. Forse ho capito com'è. Sì, ragazzi. Vado io! E per me, non vi preoccupate! Ragazzi, è arrivato il corriere! Eccolo! Corriamoci! Devo scoprire cosa sta succedendo. Sì, salve! Grazie! Non ci credo, ragazzi! È appena arrivato! Cosa? Andiamo a vedere. Oh. Mamma, che cos'è? No, niente, non lo so, guarda, secondo me hanno sbagliato casa. Hanno sbagliato casa. Ti ho spiato, t'ho vista. Ho sentito la telefonata con Lucia, mi devi spiegare qualcosa? Io non devo spiegare proprio niente a nessuno, tantomeno a mia figlia che ha 8 anni. Sì, scusami, che cosa avresti sentito tu, piccola impicciona? Non si dicono le bugie a una propria figlia. No, allora, aspetta, time out. Che cosa vuoi in cambio per il tuo silenzio? Un gatto. Cosa? Se no glielo dico a papà. Papà! No, te lo prometto. Rapiremo o adotteremo un gatto, va bene? Ok. Allora, il gatto persiano? No. Il gatto statunitense? Ma no! Oh, Chiara, che spavento! Ma hai finito ogni volta di metterti dietro le mie spalle e farmi spaventare? Mi è venuta in mente un'idea. Allora, Chiara, io penso che tu per oggi tu abbia sfornato anche fin troppe idee. L'idea di parlare con papà Antonio del mio segreto, l'idea di avere un gatto nuovo in casa, ok? E tante cose, quindi... Sputa il rospo, che allora, cosa? Ninni e Matti ce l'hanno 3 di gatti. E cosa vuol dire? Se lei va bene, ok, li chiamo e gli chiedo dove l'hanno presi. Mamma! Che cosa? E se ne prendessimo uno di loro, non se ne accorgerebbero mai tanto. Tu vorresti intrufolarti a casa di nascosto di Ninni e Matti per prendere a loro insaputa... Aspetta. Ok, ora però dobbiamo buttare giù un piano. No, aspetta! Ok, adesso per una parte più difficile, che cosa gli diciamo a papà Antonio e figlio Diego? Possiamo... Mi è venuta un'idea. No, sì, anche sì. Mi è venuta un'idea. Oh.
Ok ragazzi, e niente, devo nascondere i libri perché è l'unico modo per non far scoprire a papà Antonio che Chiara vuole un nuovo animale domestico, perché vuole il gatto di Nina e Matti, non un semplicissimo gatto, e papà Antonio non accetterebbe mai se non fargli credere che Nina e Matti hanno rubato i nostri libri. Ok, quindi li nascondo e sì. Sto facendo la cosa giusta, sì. Mamma Giulia è proprio malefica. Vabbè, andiamo! Allora Chiara, per intrufolarsi in casa di qualcuno bisogna studiare bene la mappa di casa loro, ok? Allora, quindi noi facciamo finta che siamo qua. Ok, va bene. Ehi! Cosa state facendo? Niente, sta facendo... Pure te! Sì, cosa state facendo? Niente, sta facendo una ricerca di storia. Non la stanno raccontando giusta? Diteci la verità. I libri. Ah sì, l'altro giorno quando sono venuti Nina e Matti a casa nostra, ci hanno rubato i nostri libri. I nostri libri. Dove abbiamo bisogno di recuperarli, sì, perché sennò aiuto. Sì, sennò i nostri amici da casa non possono acquistarlo. Sì. Ah, a proposito, l'avete già acquistato il nostro libro La notte dei sogni? Se non l'avessi ancora fatto, vai in libreria. Vai in libreria oppure su Amazon, nel link in descrizione. Vabbè Chiara, a parte quello, quindi dobbiamo andare a recuperare i nostri libri. Abbiamo bisogno di voi, di un vostro aiuto, sì. I nostri libri? Ma che persone strane! Perché si devono rubare il nostro libro? Andiamo subito a riprendicelo. Hai capito, papà? Certo, amore, andiamo subito a riprendercelo allora. Andiamo subito a fare di grossa. Sì, però dobbiamo dirglielo che in pratica gli prendiamo il gatto per avere i nostri libri indietro. Gli faremo credere a papà Antonio quello, che prenderemo il gatto per avere i nostri libri indietro. Sì, va bene, ottimo. Capito, l'accidenti, però aspettami. Mannaggia. Mamma! Voi vi intrufolerete dentro casa di Nina e Matti con una scusa, inventatela. Noi prenderemo uno dei loro gatti per chiedere in cambio di nuovo i nostri libri. Siete pronti? Sì. Quindi ragazzi, cambiamoci perché siamo in tuta e andiamo a casa di Nina e Matti. Chiara? Ok, allora ho fatto credere a loro che i libri sono a casa di Nina e Matti. Sì. Ma tu sai che ci beccheranno, no? Papà e Diego? Che è una scusa troppo banale? Sì. Ok. Vabbè, noi ci stiamo andando a cambiare per andare a casa loro. Sì. Ci sei? Ok, sì. Andiamo. Papà Antonio e figlio Diego, avete capito esattamente che cosa dovete fare? Sì. Noi dobbiamo distrarre Nina e Matti. Matti, ok. Quindi andiamo. Ehi, con calma! Sono già andati. Speriamo che lasciano la porta aperta. Spero che l'abbiano capito. E se la... Andiamo! Sì, andiamo. Sta bussando. Speriamo che ci sono in casa. Ma Matti, hanno suonato, vai ad aprire. Ma aspettavi qualcuno? No, pensavo tu. No, nemmeno io. Forse hai ordinato un pacco. Ma no, andiamo, dai. Andiamo a vedere. Ma chi è? Ciao ragazzi. Ciao Diego, ciao Antonio. Ho bisogno di parlarvi. Possiamo parlare un attimo? Va bene, chiudo io, Matti, chiudo io. Ok, va bene, grazie. Andiamo. Venite, prego. Ok, Chiara, stanno entrando. Ah sì, meno male, ci hanno lasciato la porta aperta. Chiara, mi raccomando, non ti far peccare. Ma non così meno. Chiara, lo sapevo che sarà un disastro. Ragazzi, non potete capire cosa è successo. Che cosa è successo? Sì, infatti, Antonio, sono spaventata. Spiegaci tutto, vieni, sediamoci. Sì. Guarda, ragazzi, è successo un casino. Un casino? Sì. Ma si è fatto male qualcuno? No, niente di che. Voglio cambiare macchina, ma Giulia non me la fa cambiare. Beh, certo, sì, in questi casi si dice che... Beh, compra la metà. Compra una macchina a metà, potrebbe essere. Non lo so, e quindi qual è il problema? E voglio un consiglio da voi. Come posso convincerla? Devi farle un regalo. Sì. Un mazzo di rose. No, troppo poco, un diamante. Un diamante? Mm-hmm.
Esatto, vai da lei, le dai un diamante e poi le dici: Ho comprato una macchina. Sì. Sì. E perché non te la compri da solo? In effetti, però come io lo dico alla mamma? Vabbè, poi ci pensiamo. Ok, Chiara, allora, innanzitutto togliamoci la giacca perché è troppo ingombrante. Non ce la mettiamo. Vabbè, poggiala qua. Ok, Chiara, fai così, nascondiamola qua, qua. Sì, ottimo nascondiglio. Ma aspetta, aspetta, non è che magari qua c'è qualche gatto? Ok. No. Un'altra testata. Vabbè, allora, Chiara, come prima cosa dobbiamo scegliere il gatto da prendere. Papà Antonio, tu vuoi andare di là? Di là a giocare alla play? Di là? Vuoi giocare alla play? Sì. Facciamo una sfida contro loro? Giocare alla play? Ok. Beh, va bene, allora andiamo nella postazione. Ok, andiamo. Sì. Ah, guarda quelle che si stanno alzando. Sì. Sì, ok. Andiamo. Avanti. Ok, Chiara, allora, la porta è chiusa. Speriamo che papà li distragga per un po'. Allora. Chiara, ce l'abbiamo tutti e tre a disposizione. Dobbiamo solo scegliere il gatto più facile da prendere, insomma. Allora, Burro? No, perché è l'ultimo entrato nella casa di Nematte, non mi sembra il caso. Piadina sembra quasi un soprammobile. Forse quella più facile da catturare. Sì, vediamo. Tu dici, però Willy è un giocherellone. No, però Willy è un giocherellone. Allora, Piadina non fa niente dalla mattina alla sera. È vero, sembra un soprammobile. Però dobbiamo prendere il più giocherellone o quella che è facile da catturare? Quella che è facile da catturare. Ok, quindi. Dai, andiamo. Oh, vabbè, dai, Chiara, aspettami, aspettami. Ecco, le hai fatte scappare. Li hai fatti scappare. È rimasta solo Piadina sul divano. Allora, aspetta, aspetta. Ok, Chiara, allora, secondo me Piadina dovremmo lasciare. Non riusciamo a prenderla. Aspetta, aspetta. Ma cosa stanno facendo? Perché stanno toccando Piadina e soprattutto perché sono qua? Allora, Chiara, io direi di Piadina di lasciarla lì. Proviamo con Burro. Vai, Diego, vai. Dai, vai, che ce la fai. Cominci. Coraggio, bravissimo. Aspetta, aspetta, devi concentrarti di più. Ti metto queste. Ora sì che sei un vero gamer. Ok, allora, io direi che questo è il gioco perfetto. Quindi, burrettino. No, aspetta, burrettino. Chiara, secondo me Burro è il più semplice da prendere. Quindi tu distrailo. Io vedo se riesco a prenderlo. Oh, Burro, burrettino, bravo, bravino. Io provo a prendere te, ma mi sa che... Vediamo un po'. No, 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 no. Ok, Chiara, forse ci sono riuscita. Mamma, mollalo giù. Chiara, è giù, è giù. Grazie. No, ma... Il nostro libro! Amici, lo sapete che è disponibile in tutte le librerie d'Italia e in più avete anche l'occasione di prenderlo su Amazon e riceverlo comodamente a casa vostra. Cosa aspettate? Correte ad acquistarlo e fateci sapere qual è la vostra storia preferita. E volete sapere la mia? Eccola qua, lo stregone Willow. Ma non vi anticipo ancora nulla. La notte dei sogni in tutte le librerie d'Italia di mamma Giulia e figlia Chiara. No, Chiara, c'è qualcosa! No, 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 io non posso fare questa cosa! Oh, mamma mia! Ragazzi, mi sa che sono allergica ai gatti! Vabbè! E prima quando hai preso Piadina non eri allergica! Non l'ho preso Piadina in braccio! Vabbè, andiamo, dai, mamma! Vabbè, andiamo! Prendo io! Bravissimo! Mazzoli. Forse ce la fai! Sì, grande Diego! Sì! Ok, Chiara, però dicono che non bisogna mai toccare un gatto mentre mangia e mentre beve. Questo è troppo grosso. Secondo me stanno escogitando qualcosa di brutto. Grande Diego. Ok, ma come lo infiliamo dentro la gabbia? Fidati senza che me. Ci scoprano? Fidati di me. Ti fidi di me? Ok, dov'è la gabbia? Andiamo a cercarla. Ti ricordi dove abbiamo messo le giacche? Dici che lì era una gabbia? E certo! Ok, Chiara, no, Chiara, non c'è bisogno che stai di nuovo coricata per terra. No, siediti. Ok, va bene. Allora, andiamo.
Dice nella gabbia da solo. È nella gabbia da solo. Ok, ottimo, ottimo, ottimo. Chiara, non avevamo neanche bisogno di chiuderlo dentro. Te l'ho detto che Willy era il migliore. Ah, Chiara, te l'avevo detto. Non accendere la luce, perché sennò si mette paura. E te l'avevo detto che Willy era il migliore. Quindi, Chiara, chiudiamogli la gabbietta. 3, 2, 1. Ok, preso. Mamma, non ci posso credere, stanno portando via Willy, il mio gattino. Sono troppo arrabbiata con loro. Devo fare qualcosa. Devo andare a bere, mamma, mi sa che sono anch'io allergica. Ok, ah, e allora Chiara, lasciamo stare, no? Scusami, che cosa... No, mamma. Vabbè, ok, andiamo a bere. Ho un'idea, scambierò Willy con il mio pupazzo. Questo qua l'ho comprato quando Willy era piccolo. Ok, ora non ci assomiglia più, però vabbè. Chiara, non ti mettere troppo comoda. Un bicchiere d'acqua. Allora, no. L'acqua. Willy, scusa, ti volevano rubare, ma ci sono io che ti salvo. Vai, vai, scappa. Ok, piccolo pupazzo, sei stato un bravo amico. Ora però fai buon viaggio e fai finta di essere Willy. Ciao. Ah, Chiara, forse questo è il frigo. Benissimo, ok. Baby, che forse la nostra missione è stata compiuta. Vabbè, ora andiamo a prendere Willy e portiamocelo a casa. Ok, Chiara, allora facciamo una cosa, ci mettiamo le giacche, prendiamo il gatto e chiamiamo poi papà che la missione è stata eseguita alla perfezione. Ok. Lo prendo io, eh? Lo prendi tu? Ma è pesante, quando prenderai? No, prendo io. Ok, dai, allora prendi. E andiamo via con Willy. Attenzione che non batti. Ok, andiamo. Ok, Chiara, andiamo. Comunque, Chiara, siamo state veramente bravissime. Sì. Piano, che mi fai male. Ok. Chiara, fermati perché chiamo papà Antonio. Non è bravo. Vai. Incredibile. Scusate, ma continua a mangiare. Dai. Pronto? Papà Antonio, missione compiuta. Oi, ok. Potete uscire dalla casa? Ok, sì, va bene. Va bene, tanto arrivo. Ciao. Ci vediamo fuori? Ok, ciao. Andiamo. Ciao. Diego, dobbiamo andare che mamma ci aspetta a casa. Ma non abbiamo finito la partita. Dobbiamo andare. Ci aspetta a casa, mamma ha detto. Ok, ciao. Allora andiamo, Diego, dai. Matti, grazie di tutto. Saluta Nina. Va bene. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Okay. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi, ciao Diego. Ciao. Andiamo, Diego. Oh, ho rapito Willy. Che giornata strana. Allora, missione compiuta. Ce l'abbiamo fatta. Sì, dobbiamo andare a casa. Dai, Diego. Ma non è vero. Come non è vero? No! L'hanno capito! No! Niente, Chiara, ci siamo fatti fregare. Dovevamo fregare noi loro e invece è stato il contrario. Vabbè. No. Niente, lasciamo questo. Missione fallita. Portiamoci il peluche a casa. Dai, andiamo. Inna, ma non hai trovato tutta questa situazione un po' strana? Non li hai trovati strani? Tu non ti sei accorto proprio di niente? Beh, ti ho detto che sono strani. Mi hanno chiesto di giocare alla play. Sai chi c'era in questa casa, oltre papà Antonio e figlio Diego? No. Mamma Giulia e figlia Chiara. E dov'erano? Non mi hanno nemmeno salutato. Si sono intrufolate, non ci hanno detto niente perché volevano rubare Willy. Cosa? Non è possibile. Se l'ha trovato chiuso nella gabbietta. Poverino, e sta piangendo. E quindi il nostro gatto adesso è perso per sempre? Ovvio che no, l'ho scambiato con un pupazzo. Aspetta un secondo, quindi adesso loro avranno un pupazzo dentro la gabbietta? Ah, sì. Devo ammetterlo, ottimo piano. Un genio. Mamma, è colpa tua, perché dovevamo prendere Piatina. Piatina era più tranquilla, allora, e facevamo meno rumore. Sì, era... E hai fatto tantissimo rumore, ecco perché... Ci hanno scoperto. Io invece voglio Willy. Allora, Willy o Piadina? Piadina o Willy? Allora, alla fine Piadina ci hanno beccato. Sì, ok, ci hanno beccato, quindi... Perché hai fatto rumore. Quindi è andata male. Vabbè ragazzi, ci rifaremo la prossima volta. Ci vediamo domani con il prossimo video. Ah, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate...